Buonasera, ben ritrovati. Primo appuntamento in questo 2023 con Dilettanti per Dire. Tante immagini, tante partite, tanti collegamenti questa sera. Insieme a noi due tecnici ossolanissimi. Ciao Alessandro Riva, però tecnico del Verbania. Ciao Ale. Ciao Daniele, buonasera a tutti e auguri a tutti a casa. Ecco, bravo, che non li ho fatti io da maleducato. Meno male che mi hai salvato in corner. Graziano Pratini, ciao Graziano. Ciao Daniele, buonasera a tutti. Vedo rilassato o invece poco rilassato che non sei in panchina? No, rilassato. Siccome si sta senza calcio? Inizio a riprendermi adesso dalla stagione scorsa, quindi adesso inizio a star bene. Però sei carico per una possibile nuova avventura? Insomma, il campo manca sempre, quello sicuramente. Vedremo se... Graziano è uno di quei personaggi, Ale, che fa bene al calcio, no? Un po' istrionico, un po' vulcanico, anche quando viene il giorno dopo mi arrivano le telefonate, Ale. Certo, sorride sempre. Allora, un flash sulla Lega Pro per dire che il Novara è tornato al successo, poi ci sentiremo le interviste e avremo subito il collegamento con Guido Ferraro. Una Lega Pro che non ha ancora un padrone, Ale Graziano, là davanti ci sono 3-4 squadre in 3 punti, Pordenone, Feralpisalò, il Vicenza che ieri non è riuscito a battere il Padova nel derby. Direi che da questo terzetto probabilmente uscirà la vincitrice. Sì, come tutte le stagioni i campionati comunque si decidono gli ultimi due mesi e certo le candidate sono un po' loro tre, ecco. Una delle tre probabilmente arriverà in cima. Graziano? Sì, sono d'accordo anch'io, insomma, poi sì, Proseste e Lecco sono secondo me due buoni organici, però insomma le tre davanti sembra che abbiano qualcosa in più rispetto alle altre. Anche perché Lecco che ieri vince 2-0 a Crema contro il Pergo Crema, poi ne prende 4 e quindi, contro la Pergolettese, quindi ambizioni rimesse parzialmente nel cassetto in questo momento. È tornato invece a successo il Novara, un rotondo successo per inaugurare questo 2003, le interviste del dopo partita, poi Guido Ferraro. Partita, c'era bisogno di una vittoria, c'era bisogno di un successo per ritrovare serenità e sorriso e voi siete riusciti e lo avete fatto con un grande risultato. Sì, la vittoria sicuramente fa sempre bene e riuscirci alla prima partita dell'anno sicuramente ci darà uno sprint in più e la volevamo, l'abbiamo cercata e alla fine è arrivata. Chi vede chi legge il risultato finale dice il Novara che ha segnato 5 gol, però fino al minuto 36 Novara aveva anche sofferto, Mantova che era andato vicino in un paio di circostanze, poi l'episodio, no? Quel calcio di rigore non è sicuramente un penalty al 90esimo, ma quel pallone pesava tanto su quella lunetta. Ma no, pensare no, però diciamo che non è facile trovare una partita in cui non devi soffrire, quindi secondo me siamo stati bravi a tenere botta, a non prendere gol e poi l'occasione ce la creiamo e ci siamo riusciti al 36esimo e siamo riusciti a fare secondo me un'ottima partita. Ti metti le spalle un 2022 che per te non è stato particolarmente positivo, qual è la critica che ti ha dato fastidio sentire in questi mesi? Ma nessuno in particolare, anche perché io cerco di fare molta autocritica, quindi preferisco autocriticarmi, quindi penso che da lì si può crescere tanto, poi ognuno è giusto che dica la sua, ma poi il campo parlerà sempre. Comunque il nuovo anno inizia con la doppietta. Sì, non male direi. Quindi questa è l'intervista a Bortolussi, uno dei protagonisti della vittoria di ieri. In collegamento come tutti i lunedì abbiamo il nostro Guido Ferraro. Ciao Guido. Buonasera a voi e a chi ci ascolta. Ne abbiamo parlato anche prima della trasmissione, Guido. A me fa un po' sorridere, dopo questo 5-0, il tono trionfalistico, no? I toni trionfalistici, mentre due settimane fa c'era il De Profundis. Forse anche questo il motivo per il quale il Novara fa un po' fatica, no? Cioè si passa da un estremo all'altro, mia sensazione, pur non seguendo il Novara direttamente. Sì, ho visto la partita ieri, è stato un obiettivo Bortolussi quando dice che nel primo tempo il portiere del Mantova ha fatto una parata, sullo 0-0 il Mantova ha avuto un'occasione, dopo aver fatto gol in Novara ha avuto un'altra occasione per pareggiare di testa, poi Mantova aveva fuori Buccione, Ingegneri, tutti i giocatori fondamentali, 5-6 assenze pesanti, ha preso il 2-0 subito, secondo tempo sono un po' evaporati. È una vittoria importante, i numeri dicono che il Novara nelle ultime 8 partite ha fatto 8 punti, ha vinto 2 sole partite, in casa contro l'Arzignano anche allora il 2-0 è arrivato su rigore,
Il primo gol è arrivato su, anche lì c'è stato un rigore che in pratica ha chiuso la partita, poi l'Arzignano è rimasto in 10 e ha fatto 10 gol e 10 gol subiti. In questo computo di 10 gol fatti e 10 gol subiti pesano 5 gol fatti ieri e i 4 gol presi a Salò nella sconfitta per 4-0. Ieri un altro dato positivo: Novara per la quinta volta in casa non ha subito gol. È successo quando ha vinto 1-0 con San Giuliano, 1-0 con la Pro Patria, 5-0 ieri, 3-0 col Vicenza e 0-0 con la Virtus Verona. In questo momento Novara è ottavo, non ha guadagnato posizione malgrado la vittoria, perché le squadre davanti hanno fatto tutti i punti. Parlandone con Calderone, che ieri ha commentato al Pordenone, ci siamo sentiti mentre lui rientrava da Alessandria, ha detto che ha visto un bel Pordenone contro la Juventus Next Gen che non fa gol di corto muso come la Juventus prima squadra, ma ha perso la quarta partita di fila e quindi è scivolata pesantemente in classifica come la provinciale. Novara adesso ha 4 partite, nei prossimi 2 sabati, sabato va a Trieste. La Triestina nelle ultime 10 partite ha fatto ha fatto 10 sconfitte, però i punti che ha fatto solo 8 punti nella gestione di Pavane, li ha fatti tutti in casa questi 8 punti, vincendo col Mantova, vincendo con la Pergolettese, pareggiando con la Feralpi Salò e con Renate. È un campionato equilibratissimo e le prossime 4 partite avranno un significato particolare per il Novara, perché andrà a Trieste, poi andrà a Verona con la Virtus Verona, giocherà in casa il derby con la Pro Vercelli che è in grosse difficoltà, ieri ha perso in casa col Trento, e poi va a Vicenza contro il Vicenza che da quando è arrivato Francesco Modesto in 9 partite ha fatto 21 punti, 6 vittorie e 3 pareggi. Questo per dirti che anche le big, le cosiddette favorite, Pordenone, Vicenza e Feralpi Salò, stanno comunque andando a ritmi non fortissimi. Feralpi Salò ieri ha fatto 0-0 con la Pro Patria, non perde da 10 partite nelle quali ha subito un solo gol, e peraltro ininfluente, e soprattutto ha fatto 5 vittorie e 5 pareggi. Il Novara come uscirà da queste 4 partite, che saranno poi le 6 partite rispetto a giovedì d'andata, dove il Novara le prime 6 partite dell'andata ha fatto 14 punti ed è la prima in classifica. Vedremo dopo queste 4 partite dove il Novara sarà. È chiaro che deve darsi un'accelerata, perché il Novara arriva dal rendimento esterno, direi quasi da retrocessione, il rendimento esterno del Novara. Però i playoff non credo che possano essere messi in discussione, si tratta di capire se può farli da quarto, da quinto. Ieri alla fine del primo tempo Alberto Vila, allenatore della Pergolettese, era di fatto esonerato, malgrado il patron Fogliazza sia alle Seychelles, la decisione era stata presa, perdevano 2-0 in casa con l'Ecco, poi ha vinto 4-2 e Villa si è salvato. La Pergolettese viene da 4 sconfitte, se avesse perso ieri alla quinta, e nelle ultime 6 partite ne aveva perse 7 prima di ieri. Voi capite che la Pergolettese era in zona playoff ed adesso sarebbe alle soglie dei playout. Ciceri del San Giuliano, un altro allenatore attenzionato a rischio esonero, insomma è un campionato dove può succedere un po' di tutto. Guido, ma con chi porteresti le Seychelles tra Olive e Pratini? Con Fogliazza? No, possiamo andarci tutti con Fogliazza, non è un problema. Su Fogliazza, quando ho fatto una festa c'erano 20 amici suoi, per cui solo che non c'erano solo i 20 amici. Magari c'era anche qualche amico. No, Fogliazza è un grandissimo personaggio. No, Graziano e Alessandro, diamo allora le Seychelles. Perché Graziano? Perché no? Alessandro? No, quando c'è da girare sono il primo. Fogliazza va via il giorno dopo Natale, va via Santo Stefano e torna a metà gennaio, capisci? Beato lui. C'è la candela lui. La vittoria da Sanremese invece ha riaperto il campionato di Serie D? Ma bisognerebbe vedere cosa fa adesso la Sanremese, come lo Stresa ha un gennaio impegnativissimo, considerando che il 25 gennaio c'è un turno infrasettimanale, gioca dopo domani a Gozzano. Poi riceve lo Stresa il 18 gennaio, è sempre a 11 punti pur con 2 partite da recuperare, non è detto che i 2 recuperi, visto che gioca contro Gozzano, e qui bisogna fare i complimenti a chi ha portato Selle di un 2003 dall'Olbia, dalla Limolese, scusate, sul Lago d'Orta, che si è presentato facendo 2 gol, e quindi il Gozzano sta facendo un campionato straordinario, 32 punti, e quarto in classifica con Vado e Bra. Non so, la Sanremese credo che recuperare 11 punti sono tanti. È anche vero che ha vinto i 2 scontri diretti. Lo scorso anno la Sanremese vinse i 2 scontri diretti con Novara, ma il campionato lo vinse il Novara.
probabilmente non è sufficiente vincere gli scontri diretti a questa Sanremese, che è arrivata 3 volte seconda negli ultimi 5 anni. Certo. Grazie Guido. A voi, permettimi di salutare i tuoi due ospiti, perché sono due personaggi che non passano mai inosservati, e poi soprattutto, come hai detto tu, Pratini, così, sono quelle persone che a pelle mi sono simpatiche. Io non sono mai andato a cena con Pratini, prima o poi una volta succederà, non dico che andremo alle Seychelles, perché poi se andiamo io e Pratini alle Seychelles, magari stiamo là un mese con Fogliazza, capisci? Però bisogna vedere cosa racconta Pratini a sua moglie, capisci? Il problema sarà quello. Qual è un problema adesso, serio? Vedi, allora stiamo qui tranquilli e pensiamo al nostro calcio. Dai, grazie Guido. Ciao. Un anno a tutti, alla prossima. Ciao, abbiamo sentito le parole di Guido relative alla Serie D, dove nelle ultime settimane, prima della sosta e poi anche sabato, Graziano e poi Alessandro, il Borgosesia si è rimesso a viaggiare, e poi c'è questo Gozzano, poi sentiremo anche Leonardi con le immagini della partita di ieri, che sta davvero volando. Graziano. Sì, Borgosesia, l'ho ribadito più volte, è una società che lavora bene e si vede, i risultati si vedono, è partita così così quest'anno, però adesso si è messa in carreggiata e gioca bene. E ha dei giovani molto molto interessanti. Io sono andato a vedere 2 partite quest'anno dello Stresa, e fammi dire che anche lo Stresa, secondo me, ha tutte le potenzialità per mantenere la categoria. L'ho visti col Gozzano e insomma, secondo me è una squadra che ci può stare in questa categoria, quindi ne parlavo con Biscuola tempo fa, di non demordere, perché secondo me ci sono tutte le possibilità per salvarsi. E poi c'è questo Gozzano che è quarto in classifica, al recupero con la Sanremese Mercuri che si è vinto, addirittura lo porterebbe a 3 punti da secondo posto. Alessandro, premia le scelte dei dirigenti, che sono dirigenti dello staff tecnico, dirigenti navigati, che sanno scegliere bene sia le persone che i calciatori, per cui hanno tutti i meriti, compresa una struttura alle spalle sempre collaudata e seria. A proposito di struttura, poi sentiamo l'intervista a Borgosesia. Ho letto di quel progetto Verbagna a Possaccio per fare sintetico, campi di allenamento. Qual è la situazione delle strutture a Verbagna anche sul vostro campo? Allora, ho letto anch'io, poi mi avevano accennato che è partito il progetto per il campo sintetico di Possaccio. Noi ci alleniamo allo stadio, che diciamo ha delle grosse difficoltà, perché finché non piove ha tenuto e ci siamo allenati bene, quando è iniziato a piovere non ci si può allenare, ma soprattutto probabilmente non ci si può neanche giocare. Il perché non lo so, perché non è il mio lavoro tenere i campi. Sicuramente c'è da fare qualcosa, perché è uno stadio della provincia, non è che non si può utilizzarlo, ma proprio con 2 gocce d'acqua diventa uno stagno. Sembra proprio uno stagno, per cui devono fare qualche cosa. Assolutamente, un po' come hanno fatto a Domo, invece lì è un tappeto di biliardo, no Graziano? Sì, è chiaro che una città come Verbagna non può permettersi di avere una struttura che va usata e che viene usata per gli allenamenti e per le partite, perché poi diventa veramente difficile e complicato giocare a calcio. So che hanno anche la struttura di Renco, il campetto di Renco, ma anche lì io ci sono passato un paio di volte, è veramente improponibile, quindi penso che insomma debba... Perché poi è stata fatta anche quel campo dietro la porta, un po' come hanno fatto Omegna, no? Sì, però sì. Quello utilizzabile. Tanto, la società, non c'entra niente la società, sì, perché certo. Penso che sia il comune. Sì, hanno fatto quel bel campo che è fatto bene, però non abbiamo ancora potuto utilizzarlo. Ripeto, perché, non è tanto... Perché Ale? Questo non so, bisogna chiederglielo al comune o a chi tiene i campi. Non è tanto il discorso di giocare e allenarsi, secondo me, ma è proprio il fatto che quando ci sono 2 gocce d'acqua, non so, se rimane l'acqua dentro, e anche se non piove c'è sempre l'acqua dentro, per cui
nell'ultimo mese e mezzo siamo andati anche un po' in difficoltà perché la squadra non riusciva ad allenarsi. Graziano, volevi? No, volevo dire che anche a, a Domodossola, voglio dire, il comune cioè non è, non è stato tra virgolette così d'aiuto, insomma, Juve Domo paga un privato, insomma, e gestisce quelli, quei giorni di allenamenti in settimana che però aiuti sostanziali non, sono arrivati, non mi sembra che ne siano arrivati. Allora eravamo in debito con l'intervista del Borgosese dopo il 3-1 al Fossano, andiamo a sentircele. Arrivano, eh. Mister Emanuele Lunardon, l'anno inizia nel migliore dei modi, un successo importante, arrivato sapendo soffrire da squadra e si sale così a 3 vittorie di fila. Sì, ragazzi, hanno fatto nei 90 minuti 75 di ottima concentrazione, qualità di gioco. Nel primo tempo potevamo, secondo me, chiuderla sul 3-0, in un paio di situazioni siamo stati un po' sfortunati. Sono molto soddisfatto, siamo ripartiti non bene, ma non per poca concentrazione, ma sai, sono quelle partite che nascono un po' così nel secondo tempo, invece poi le abbiamo rimesse a posto, siamo di nuovo ripartiti bene, sono rimasti in 10 poi il Fossano. Nel complesso ti ripeto, sono molto soddisfatto, i ragazzi devono stare concentrati perché abbiamo un tour de force adesso che ci aspetta importante. Sì, è una sconfitta che così ci facciamo del male da soli, perché purtroppo nel calcio gli episodi indirizzano le partite, quindi l'episodio è stato sotto 1-0 quando la partita era in equilibrio, gol a difesa schierata, così strano, poi abbiamo l'occasione di pareggiare, sbagliamo un calcio di rigore e penso sembra 5 minuti dopo prendiamo il 2-0, quindi così, riapri la partita, fai il 2-1 e poi dopo rimani in 10 e prendi gol del 3-1 a 6-7 minuti dalla fine, 10 minuti dalla fine, non so. E quindi niente, diventa difficile quando, diciamo così, commentare una partita e un paio di episodi l'hanno indirizzata. Non c'è da dire che tutto l'anno che situazioni di un certo tipo non ci, o non siamo bravi oppure ci girano al contrario. Abbiamo sentito le parole di Lunardon. Saldo nel momento di difficoltà è bravo a far ripartire il Borgosese, quindi bravissimo il mister. E Viassi, un flash con tutte e due, poi abbiamo Leonardi per commentare la vittoria del Gozzano. Credo che difficilmente quest'anno possa ripetere il miracolo, classifica. Non si può mai dire, perché i campionati finiscono poi all'ultimo minuto dell'ultima partita. È certo che adesso la situazione è un po' critica. Però Viassi è abbastanza duro a morire. Poi ha fatto anche un mercato bene, importante, perché ha preso Alfiero. Poi cerchi di fare le cose fatte bene e poi le cose a volte vanno male. Però c'è ancora un girone, per cui io non lo darei per morto. Sì, diciamo che nella difficoltà, secondo me, è la persona adatta, è l'allenatore adatto, sicuramente con esperienza, carisma, personalità. Quindi, come ha detto il mister, fino all'ultimo respiro sicuramente lotteranno. Questo è. Io non so per cosa possa lottare invece il Gozzano, dovremmo avere collegato il presidente Fabrizio Leonardi. Vediamo se c'è Fabrizio in video come Guido. Eccolo lì. Vorrei salutare gli amici in studio e augurare anche agli amici a casa, oltre a chi è in studio, un buon anno, visto che siamo all'inizio di questo anno solare 2023. Ecco, Fabrizio, l'anno non poteva cominciare meglio per il Gozzano, un poker a Pinerolo, un'altra dimostrazione di forza, un'altra volta la porta rimasta inviolata e l'ultimo acquisto che si è presentato con una doppietta. Ma so bene il 2022, il Gozzano andando a vincere al Mari di Legnano per 2-0. È iniziato ancora meglio questo 2023. Si è fatto gli auguri da solo il team rosso-blu. Di solito si dice buona fine, miglior principio. Questa è stata la conferma. Ma Fabrizio, adesso si può anche gettare la maschera dopo un girone. È vero che questa è una squadra partita per fare il meglio possibile, valorizzare i giovani, cosa che ha fatto e sta facendo, però a questo punto io credo che, ripeto, lo dice la classifica, il Gozzano possa puntare veramente ai playoff.
Questo lo vedremo cammin facendo. Intanto mercoledì abbiamo già subito un impegno probante con la Sanremese che ha regolato il Sestri Levante, che verrà a Gozzano per cercare di fare i tre punti. Chiaramente noi aspetteremo questa partita per a nostra volta confermare quanto di buono abbiamo fatto nelle ultime due trasferte. Può spostare qualcosa il risultato di mercoledì? Cioè, se arrivasse una vittoria, l'ho detto prima, addirittura sarebbe a tre punti dal secondo posto il Gozzano. Ma io calcoli non ne faccio. Come ha detto mister Oliva, i conti si fanno sempre alla fine, nel bene e nel male. In questo momento noi abbiamo avuto delle soddisfazioni, speriamo di continuare mercoledì e sicuramente guardiamo con fiducia al futuro, soprattutto un futuro dove il nostro obiettivo più che la classifica è quello del lancio dei giovani, quello, come ho già detto in altre occasioni, di offrire ai nostri tifosi un buon calcio e delle partite soddisfacenti. Cosa ha portato l'ultimo acquisto? Ti faccio quest'ultima domanda, a parte i due gol di ieri. Ha iniziato bene, ha fatto due gol, però voglio dire anche Pennati, che per esempio ha segnato il secondo gol, sta facendo un'annata straordinaria come tanti altri della vecchia guardia e come anche i giovani che abbiamo lanciato quest'anno, che ha lanciato mister Schettino. Quindi è un valore aggiunto, auguriamoci che possa continuare a confermare questa sensazione che si è avuta ieri a Pinerolo e vedremo. Grazie Fabrizio, ci vediamo mercoledì. Grazie a voi, buona serata. Queste dunque le parole del presidente del Gozzano collegato con noi, Fabrizio Leonardi. L'ultima cosa che per quanto riguarda la Serie D con l'intervista a Nicolini, Borgosesia e Stresa Vergante hanno scelto fino a questo momento, il Borgosesia l'ha fatto due mesi fa, lo Stresa Vergante lo sta facendo adesso, lo sta continuando a fare, di andare avanti a prescindere dai risultati, a prescindere dalla classifica. Può essere la strada giusta, Graziano e Alessandro? Ma sì, 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 può essere, poi bisogna essere all'interno, no, per capire bene se non ci sono dinamiche particolari nello spogliatoio, che c'è unione di intenti, insomma non vedo perché non debbano andare avanti. Nicolini comunque un ragazzo serio, preparato e quindi è giusto che vada avanti lui, insomma, se ha lo spogliatoio e i ragazzi in mano. Ale? Ma io penso che gli allenatori bisogna lasciare lavorare tutto l'anno e alla fine dell'anno poi valutare, per cui a prescindere da tutto sicuramente bisogna dargli il tempo alle persone di lavorare, per cui ecco, devono andare avanti. Da allenatori, no? Le parole del presidente Pozzo prima di Natale però erano state chiare, no? Adesso basta complimenti, voglio che arrivino i punti, perché questa è una squadra, la società ha fatto degli sforzi importanti, una squadra che può e deve salvarsi, no? Secondo me come è stato recepito questo messaggio dallo staff, se fosse stati voi al posto di... Prego, rispondi. Vai, Graziano. Per sempre partire. Ma no, è chiaro che il presidente dà... Ha messo un po' di pepe, dai. Cerca di dare un po' di un input positivo, insomma, per caricare l'ambiente. Io ripeto, io li ho visti giocare e a me sono piaciuti molto, hanno fatto partita tutte e due le volte che sono andato a vedere. Ecco, forse manca quel giocatore che nelle partite, diciamo, in equilibrio abbia i colpi per fare la differenza. Ale? Ai presidenti bisogna lasciarli parlare, hanno sempre ragione, per cui prendiamolo come stimolo. Le interviste adesso dopo di Nicolini con le immagini dei gol dell'1-1 di ieri a Rasti. Abbiamo giocato contro una squadra forte e i ragazzi avevano bisogno di questo punto, perché noi ci siamo lasciati l'11 di novembre, quindi era un mese che lo giocavamo nella prestazione più brutta a Legnano, e quindi volevo una risposta da parte dei ragazzi. Oggi c'è stata, poi come dici tu
l'Asti ha creato, però giocatori di qualità, di categoria, però anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni per fare anche il secondo gol, il palo di Argento fine primo tempo, poi Sumarra ha fatto una grande parata al portiere, però anche il nostro portiere ha fatto una bella parata su 1-1, secondo tempo siamo andati un po' in difficoltà, però diciamo che secondo me potevamo gestire meglio qualche ripartenza dove ci siamo trovati parecchie volte, magari 2-2, 3-2, e abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, però... L'Asti ha creato, ma noi avremmo potuto gestire meglio qualche ripartenza. Qualche ripartenza, sì, perché loro attaccavano in tanti, però ovviamente ci lasciavano sempre 2-2. Cosa che mi aiuta molto parlando individualmente la prestazione del vostro numero 9, ha fatto un leone oggi, veramente ha lottato come un forse annato Lungo Barranco, proprio queste caratteristiche, deve migliorare magari più nella gestione della palla, però ovviamente è un ragazzo che dà tutto, quindi sono contento della prestazione di Barranco, ma di tutti i ragazzi, anche di quelli nuovi. Dunque, abbiamo sentito le parole di Nicolini, andiamo adesso anche in eccellenza, lasciamo la Serie D. Direi, Ale, e lo chiedo anche a Graziano, che è vero che era la prima giornata di ieri, a proposito di allenatori ho interpellato anche il Baveno per dopo il 5-0 contro la Licese Orizzonti di ieri, insomma era anche legittimo che magari ci fosse in discussione il mister, e la società mi ha detto che si va avanti assolutamente con Rino Molle, così come si va avanti a piedi Molera con Mozz, no? Questo anche per chiarezza nei confronti dei nostri telespettatori. Dicevo, i risultati di ieri, Ale, direi che hanno fatto sì che quattro squadre inizino un po' a prendere il largo, no? Saranno quelle quattro squadre a giocarselo questo campionato? Ma sicuramente il Borgaro, la Biellese, la Greville, sicuro, per cui quelle sì sono candidate. Io pensavo anche alla Praureca, ma non riesce a tirarsi fuori da... Però la classifica si è accorciata verso il basso, eh. Cioè, non è... Sì, diciamo che dai 33 ai 28 sono in lotta per la vittoria del campionato. Poi ci sono 3, 4, 5, 6, 7, 11 squadre in 9 punti. No, 12 squadre in 9 punti. Cioè, i campionati cominciano il giorno di ritorno, il giorno d'andata è un assestamento, poi ci sono i mercati, ci sono i cambiamenti, ora inizia il campionato e non c'è né sicurezza né davanti né dietro, siamo tutti dentro per dietro e per cui bisogna stare coi piedi per terra, e davanti se la giocano chiaramente chi è che ha i valori più alti, perché alla fine nel calcio escono fuori i valori. Graziano? Sì, come ha detto Sandro, insomma, poi dopo il mercato invernale inizia veramente un altro campionato, perché ci sono poi quelle 3-4 squadre che si possono permettere magari di mettere qualche soldino e andare a prendere giocatori magari di livello, insomma. Ecco, se all'inizio forse avrei detto che l'Accademia Borgomanero potesse fare qualcosina. Sì, fino a fine novembre è stata prima e seconda. Diciamo che nelle ultime 6 giornate ha fatto 3 punti, se non ricordo male. Quindi... Ieri ho visto lo spezzone della partita, insomma, c'è qualche problema. Ma per il resto, quelle squadre che ha menzionato Sandro sono quelle che sono sicuramente più attrezzate per passare di categoria. Non l'ha menzionato, non so se per errore o perché l'ha battuta, l'RG Ticino, Ale. RG Ticino no, è un'altra che mi sono dimenticato, per l'amor di Dio. Certo. No, non è per quello. Anche loro hanno rivoluzionato tutto, sei una delle candidate. No, te lo dico perché adesso andiamo a vederci la partita proprio dell'RG Ticino. L'RG Ticino riparte con il piede giusto nel 2023, superando 3-2 in casa il Venaria. Nel primo tempo i verdegranata si portano avanti di 3 gol, ma nella ripresa subiscono il ritorno degli avversari, che però non riescono a raggiungere il pari. I padroni di casa prendono subito in mano il pallino del gioco e sbloccano il match al 18esimo. Sansone effettua un traversone basso dalla sinistra, allontanato da Verniano. Sul proseguimento dell'azione, Longhi ci prova da fuori con il mancino, ma colpisce in pieno il palo. Il pallone resta in area, dove c'è Colombo che controlla e infila in rete per l'1-0. Il Venaria non riesce a reagire e al 25esimo l'RG Ticino trova il raddoppio. Calcio d'angolo dalla sinistra. Burlone si inserisce bene sul primo palo e di testa scaraventa in rete, firmando il 2-0 per i suoi.
Si gioca a senso unico e al 36esimo gli uomini di Civeriati vanno nuovamente a segno con Vassallo che riceve al limite dell'area e con il destro infila alle spalle di Verniano per il 3-0. Lo stesso Vassallo al 40esimo va vicino alla doppietta personale su un bel suggerimento in area del compagno ma calcia addosso a Verniano, bravo in uscita a chiudere lo specchio. Nella ripresa, al 13esimo, l'RG Ticino si divora una ghiotta chance. Vassallo allarga per Sansone, che penetra in area e calcia, ma il tiro è rimpallato. La palla finisce tra i piedi di Tassi, che al volo spara alto. Al quarto d'ora, però, il Venaria la riapre, con la deviazione vincente al volo di Di Bari, che firma il 3-1 e ridà speranze ai suoi. Provano a rispondere subito i padroni di casa al 20esimo con Longhi che servito in area attenta al tapin ma Verniano devia. Al 26esimo il Venaria accorcia le distanze su un errore di Cantoni che non riesce a bloccare un pallone alto facendolo scivolare in rete. Al 33esimo Sansone ci prova con il mancino da fuori ma Verniano con un ottimo intervento in tuffo respinge. Nel finale l'RG Ticino si vede annullare due reti per fuorigioco, prima al 40esimo su Tassi e poi al 43esimo su Ruffini. Gli ospiti provano il tutto per tutto, restando anche in 10 uomini al 50esimo per il rosso a Pavanello, ma non riescono a trovare il pari, termina 3-2. Prima di vedere l'ultima partita, la prossima partita Accademia Briga e poi andare in pubblicità, vi chiedo da allenatori però quanto è difficile ripartire di fatto da zero, perché abbiamo detto l'RG Ticino che ha cambiato un'intera squadra, un'intera rosa di fatto, quanto è difficile per un allenatore? Vabbè, certo che all'inizio quando ci sono degli stimoli nuovi, ci sono anche dei lati molto positivi, a parte le qualità magari di quelli che arrivano che sono migliori, si presume. Però è chiaro che devi riorganizzare tutto partendo proprio da zero. Però ti aiutano magari l'entusiasmo, ti aiuta l'ambiente nuovo che ha cambiato delle persone, per cui non è proprio tutto difficile. Graziano, poi ci vediamo a Accademia Briga. Ma sì, sai, quando cambi è perché probabilmente, penso io, hai analizzato il girone d'andata e quello che ti mancava vai a cercarlo. Quindi penso che vai comunque sia a migliorare le cose. Poi è normale che se cambi tanto per cambiare allora diventa difficile. Se lo fai con criterio ti può solo aiutare. Sì, con cognizione di causa. Accademia Briga, poi andiamo in pubblicità. Va al Briga il derby della Gogna. La squadra di Licai, dopo aver eliminato dalla Coppa i rossoblù, si ripetono nella sfida di campionato. Dopo il minuto di silenzio doveroso per la scomparsa di Castano e Vialli, gli ospiti partono forte e già al secondo minuto passano in vantaggio. Calcio d'angolo dalla sinistra, palla sul secondo palo, doppio rimpallo che sembra agevolare l'intervento di Tirapelle, che però nel controllo insacca nella sua stessa porta di tacco. Passano pochi minuti e il Briga raddoppia. Al 19esimo rinvio di Salina troppo potente che sorprende Di Cesare in piena area di rigore. Questo sbaglia lo stop e diventa un ottimo assist per Negretti che tutto solo in area di rigore a porta sguarnita insacca. Il Briga potrebbe portare già a 3 le marcature al 21esimo. Contropiede di Salvatore che scatta sulla destra. Diagonale potente, Salina salva di piede. L'unica occasione della prima frazione di gioco per l'Accademia arriva al 23esimo. Cross dalla destra per Latta appostato sul secondo palo, tempestiva uscita di Bacin che copre lo specchio e l'azione sfuma. Il tempo si chiude con la terza rete del Briga che di fatto chiude l'incontro. Ripartenza sulla sinistra, palla in profondità per Perini che serve un pallone d'oro per Balgini che dal limite dell'area batte Salina in uscita. L'Accademia prova la reazione nel secondo tempo e arriva immediatamente il gol. Cross dalla sinistra di Orlando in decisione della retroguardia ospite, ne approfitta Latta che insacca da due passi. Al 17esimo si fa vedere il Briga, calcio di punizione dalla destra di Bottone. Buono l'inserimento di Suppa che però non trova l'impatto col pallone, palla comunque nello specchio. Buon riflesso di Salina che respinge. Il Briga colpisce anche un palo al 26esimo, cross dalla destra per Suppa, buona girata che scheggia il palo alla sinistra di Salina. Da qui in poi è un monologo rosso-blu. Al 28esimo si sviluppa sulla sinistra un'azione, palla che danza in area di rigore fra Latte e Giordani, palla per quest'ultimo che trova lo spazio che il calciale, palla fuori di
poco. Azione fotocopia al 30esimo, Orlando dalla sinistra mette un'ogalosa palla filtrante che arriva a Latta, girata di prima intenzione, palla che esce di poco. Ancora Accademia al 41esimo, Giordani dal limite dell'area manda alto di poco. Al 43esimo palla in area di rigore per Orlando che dall'altezza del dischetto non riesce a dar forza alla palla e Bacin controlla in tuffo. L'ultima occasione della partita è per il Briga con Rognone che si invola per vie centrale, percorre tutto il campo, una volta però a tu per tu con Salina, manda incredibilmente a lato. Tre punti importanti per il Briga che cerca di tirarsi fuori dalla zona salvezza, per l'Accademia invece è scappa momentaneamente dalla zona playoff. Andiamo adesso in pubblicità, poi torniamo con la seconda e la terza parte di Dilettanti per Dire. E rieccoci dopo la pubblicità. Cosa cambia per la classifica, per la stagione di entrambe, il risultato di ieri tra Accademia e Briga, Graziano e poi Alessandro? Beh, cambia che magari toglie un po' di certezze all'Accademia e ne dà tante al Briga. Briga è una squadra seria, preparata bene. Allenatore bravo, perché è bravo, quindi ha tutte le carte in regola per migliorare la sua classifica. Ale? Beh, sicuramente col mercato che ha fatto adesso, Biga si è rinforzato bene, io li ho visto sempre fare, delle partite interessanti e quindi adesso ha preso anche degli acquisti che gli danno un po' di sicurezza. E il Borgomanero sta facendo il suo campionato, l'avevano anche dichiarato quando erano in testa che non era il loro obiettivo, stanno valorizzando le loro cose, per cui andranno avanti così con gli alti e i bassi come ce li hanno tutti. In tanti, me compreso, abbiamo detto che una delle sorprese della stagione dell'eccellenza è il Verbagnale. Quanto c'è di merito tuo, dei ragazzi e anche della società, no? C'è una grande tranquillità e serenità. Credo che uno dei segreti del Verbagna 2022-2023 sia proprio questo, cioè un ambiente che permette a tutti voi di fare calcio con tranquillità. La società non ci fa mancare niente con le difficoltà che ci sono al giorno d'oggi nel mondo di oggi. Ci siamo sempre allenati allo stadio, adesso ultimamente abbiamo questi problemi, però ci siamo un po' spostati, il gruppo buono, la società è per bene, non ci fa mancare niente, quindi dopo il nostro progetto è quello di valorizzare i giovani del posto salvandoci prima possibile, non all'ultima giornata se riusciamo, ma comunque la salvezza è il nostro obiettivo, e quindi quando ci sono queste tranquillità che il progetto va avanti, il merito va diviso per tutti, dalla città, i tifosi, l'ambiente, la società, lo staff, ma soprattutto i giocatori che sono quelli che giocano. Però non è stato fatto niente, perché i campionati a metà anno non dicono niente, bisogna arrivare alla fine, per cui bisogna mettere da parte tutto e ricominciare a testa bassa per raggiungere il nostro obiettivo, perché si vive di obiettivi, non di sogni. Sei d'accordo con me che il Verbagna è una delle rivelazioni di questo campionato? Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Dicevo fuori onda con Sandro che è una squadra che sicuramente organizzata, perché prende pochi gol, è forse la miglior difesa, se non la migliore, una delle migliori, quindi vuol dire che è una squadra organizzata, che va in campo, che i ragazzi vanno in campo sapendo quello che devono fare, ha fatto giocare, sta facendo giocare giovani, tanti giovani del nostro territorio, chiamo nostro perché l'ICO è il nostro territorio, quindi. Però come dice Sandro, una parte è stata fatta, adesso c'è da concluderla nel modo migliore possibile. Apriamo delle interviste di Accademia Borgomanero e poi di Tuffarci con la promozione. Cosa manca per fare alzare un po' l'asticella nel medio periodo per le ambizioni del Verbagna? Medio periodo di quest'anno? No, magari già dall'anno prossimo. Certamente Verbagna deve avere, ma come tutte le persone, come tutte le società, l'ambizione di fare meglio. Certo che sono da migliorare le strutture, c'è da migliorare la struttura della società,
c'è da migliorare i dettagli, che sono poi quelli che fanno la differenza. Dei lati positivi sono che, oltre ai giovani del territorio, ma soprattutto sono di Verbania e qualcuno di fuori, che sono uno o due di fuori, però giustamente del territorio, nel Verbania di quest'anno ci sono anche i vecchi che sono dei leader positivi, che questo è importante per l'allenatore, per la società, per la città, perché veramente i vecchi del Verbania, che non sono poi vecchi perché hanno massimo 31-32 anni, ma sono quelle persone che hanno una parola in più per il giovane, a volte è bella, a volte è un richiamo, però è quella che fa un po' la differenza, perché quando ti trovi magari in uno spogliatoio dei vecchi che sono dei leader, sì, forti, sì, ma non sono positivi, allora cominciano magari dei problemi. Invece, oltre ai giovani, oltre alla società che ci fa lavorare bene, ci sono anche dei leader giusti. Gli step sono quelli che ho detto. Le interviste di Accademia, Briga. Mister Molinaro, una sconfitta in un derby che fa male, soprattutto per come è avvenuto, un primo tempo completamente regalato agli avversari. Sì, non ho nient'altro da dire, nel senso che la responsabilità è tutta nostra. Abbiamo fatto degli errori che non si possono concedere alla squadra avversaria, e niente, questi li abbiamo pagati a caro prezzo. Poi è dura recuperare una partita sotto con quel punteggio, ecco. Ci abbiamo provato, buona tra parentesi solo, la forza di volontà per cercare di recuperare il risultato, ma gli errori del primo tempo hanno falsato la partita e tutto quanto, nel senso che l'hanno indirizzata, però la colpa è assolutamente nostra. È da un po' di tempo che commettiamo di questi errori e non riusciamo a dare una sterzata da questo punto di vista. I ragazzi devono rendersi conto che bisogna conquistarsi sul campo senza regalare niente. Quando incominceremo a non regalare niente, probabilmente potrà arrivare un risultato diverso, ma fin quando siamo così, tra parentesi, generosi con le squadre avversarie, il risultato è questo per forza. Mister, una vittoria davvero importante per la vostra rincorsa, ma anche e soprattutto per come è venuto un primo tempo davvero da incorniciale, in cui non avete rischiato nulla. Sì, è stata una partita secondo me fatta molto bene il primo tempo. Sapevamo che avevamo preparato veramente bene, sapevamo che comunque il Borgomanero era una squadra brava, molto, molto brava a fare anche queste rotazioni dentro il campo, fuori, col terzino, con i centrocampisti che si buttavano in ampiezza per ricevere. E non mi è piaciuto tanto l'atteggiamento del secondo tempo, quando il Borgomanero si è messo a tre, lì quinto, delle volte siamo usciti un po' male, quindi è uscito questo gol che poi ovviamente ha dato un po' di coraggio al Borgomanero. Ma sono contento soprattutto per l'atteggiamento, avevo detto alla squadra di essere aggressivi, di andare a pressare subito forte, da avere un po' più coraggio, perché secondo me senza coraggio in questo campionato si fa molta fatica. Dunque, parlavamo di centravanti mentre andavano, ieri hanno segnato i centravanti, segnato un po' tutti, del Bulle Bellinzago, 6-0 al Vigliano. Io lo continuo a dire, insomma, è 51 Bulle, 49 Pro Novara in promozione. E ieri quasi la Dufruvara lo fa il colpaccio contro la Pro Novara. Chi è che vedete meglio voi tra Bulle e Pro Novara? Vabbè, io per i calciatori che per Cefrascoia nel Pro Novara tengo la Pro Novara. Graziano invece tiene il Bulle? No. A me è simpatico sicuramente il press, è simpaticissimo, ma no, non è che tengo nessuno. Tengo nel senso di dire chi è che è la tua favorita. Sono due squadre molto molto attrezzate, forse la Pro Novara è... Secondo me al photo finish può buttare in campo quella malizia, quel qualcosa in più che il Bulle non ha. Però siamo veramente a livelli alti. Allora, Bulle 6-0 ieri contro il Vigliano, le immagini. Il Bulle è campione d'inverno, la banda Fozzatti travolge il Vigliano per 6-0 e chiude un fantastico girone d'andata con 40 punti. Il primo sussulto del match al nono, cross di Mangolini, testa di Rogola, palla sulla parte alta della traversa. 30 secondi dopo si sblocca la situazione grazie ad un'azione personale di Sabin che porta il Bulle in vantaggio per 1-0.
Il Vigliano prova a reagire con Masi, il suo tiro cross è ben controllato da Montrasi al 17esimo, seconda traversa di giornata per il gialloblu. Sabin calcia, botta sicura, il montante salva Belardi dalla capitolazione. Lo stesso Belardi è molto bravo un minuto dopo a chiudere lo specchio della porta a Tuveri, che allarga troppo il diagonale. Al 22esimo show di Rogola, palla a Baghdadi che sottoporta, alza troppo il pallonetto. Alla mezz'ora per il ciclo visione d'autore, Mangolini nello spazio per Baghdadi che davanti alla porta non sbaglia. Al 36esimo Rogola di precisione fissa il risultato sul 3-0. Nella ripresa, dopo 12 minuti da servizio accuratolo, tutto facile per Bellarbi. Un minuto dopo il poker è servito, il tiro cross di Asole diventa un invito a nozze per Rogola che sottoporta, non sbaglia. Al 20esimo viene atterrato in aria Curatelo, dagli 11 metri si presenta Repossini, Belardi è bravo e respinge la conclusione dell'ex Sparta. Alla mezz'ora gol meraviglioso di Asole che fa partire un tiro imparabile per l'estremo ospite. Al 90esimo il 2005 Putean fissa il punteggio sul definitivo 6-0. Inizia nel migliore dei modi il 2023 del Bule. Dunque abbiamo visto la partita, andiamo subito a sentirci le interviste di Daniele Bagnati. Un ottimo inizio di anno, una buona prestazione, una vittoria che vi incorona campioni d'inverno. Sì, per quello che può valere il titolo di campioni d'inverno, quello che ci interessa di più oggi era dare continuità al lavoro fatto nella prima parte del campionato, quindi ripartire col piede giusto, col piglio giusto, con la mentalità giusta, e oggi i ragazzi direi che sono stati molto bravi a fare quello che dovevano fare, quindi vincere la partita giocando anche un buon calcio. Hai parlato di mentalità, secondo me puoi anche essere soddisfatto dai ragazzi che sono entrati a partita in corso, che hanno avuto un ottimo impatto, penso a Asole e penso a Curatolo. Ma assolutamente, questa è una squadra da questo punto in avanti della stagione, lo era già prima, in questo momento ancora di più. Ci sono 20 giocatori titolari, loro lo sanno molto bene e loro non devono fare altro che fare così, mettermi in difficoltà settimanalmente per guadagnarsi la maglia dall'1 all'11. Però i ragazzi lo sanno, ci sarà che inizierà la partita alle 2:30, c'è chi inizierà la partita alle 3, chi alle 3:15. Loro devono stare tutti sul pezzo, concentrarsi, remare tutti dalla stessa parte per l'obiettivo comune. Adesso domenica altra partita casalinga contro la Juve Domo, inizia il girone di ritorno, un'altra bella sfida. Ma queste partite ormai sono tutte partite difficili, nel giro di ritorno è un campionato a parte dove le squadre che devono lottare per i playoff venderanno cara la pelle e lo farà chi deve salvarsi, quindi saranno tutte partite difficili che andranno affrontate nel modo corretto e preparate nel modo corretto, quindi domenica ci aspetta già un'altra battaglia contro una squadra secondo me con ottime qualità, ben allenata, con un bravo allenatore giovane, e quindi niente, prepareremo la partita contro la Juve Domo. Per chiudere, una statistica che ti riguarda: in un campionato e mezzo 110 punti, se non è un record poco ci manca. Peccato che dei record non vanno sui libri di storia, quindi speriamo di fare un record, però un record che poi porti un obiettivo che è l'obiettivo quello comune. Un po' ti girano immagino però, insomma, 110 punti e non aver ancora vinto niente, l'anno scorso perso il campionato all'ultimo e perso i playoff, quest'anno trovi un'altra squadra che viaggia allo stesso ritmo un pochettino. Sì, sono tanti e non avere in mano niente per ora, però perché c'è ancora il campionato. Assolutamente, Graziano? Sì, no, è chiaro che fare tanti punti così e come diceva lui Thomas, non vincere insomma infastidisce, però quest'anno c'è ancora. È bello comunque ogni anno avere la possibilità di lottare per quelle ambizioni lì. Tu dici bravo anche lui a prendere squadre forti allora? Ma insomma ha sempre allenato squadre comunque attrezzate,
Poi lui sicuramente ci mette del suo, perché è chiaro che poi le squadre, se vanno bene, vuol dire che il timone è quello giusto, insomma. Vediamo adesso la Pronovara che vince all'ultimo con la Dufour Varallo. Termina 3-2 il match tra la Pronovara e il Dufour Varallo. Al terzo, subito occasione per il Dufour con questo tiro di Mostoni disinnescato facilmente da Capetta. Al sesto, la Pronovara si porta in vantaggio. Caraglio non spreca questa bella palla a scavalcare la difesa e di prima intenzione infila Lepore. Al sedicesimo il Dufour tenta di reagire con Testori che la mette in mezzo per Nobili, ma il colpo di testa non impensierisce il portiere. Un minuto dopo Manca serve una palla velenosa in mezzo all'area, ma nessuno ci arriva. Al diciannovesimo gran botta al limite dell'area di Mughetto che riporta il match in parità. Al 37esimo, da calcio d'angolo, Modena riesce a trovare la deviazione vincente portando il Dufour in vantaggio. Il primo tempo si conclude con questo tentativo dalla distanza di Testori che impegna Capetta. All'ottavo della ripresa, altra conclusione di Testori che costringe Capetta all'intervento in tuffo. Muzzupapa la rimette al centro per Nobili, che però spedisce la palla alta sopra la traversa. Al 63esimo Bertani si libera in area di rigore e conclude, provvidenziale l'intervento del difensore che salva il risultato sulla linea. Al 70esimo Marutti serve Bertani che trova la rete del pareggio, favorito da una deviazione sfortunata di Modena. Al 79esimo Frascoia serve Piraccini che si accentra ma conclude di molto fuori dallo specchio della porta. All'84esimo occasione per il Dufour. Basabe allarga per Guidotti che di prima intenzione la mette al centro per Zonca che però non trova la deviazione vincente. Al 90esimo da calcio d'angolo Carbone si ritrova la palla tra i piedi e da sottomisura non sbaglia regalando la vittoria alla Pronovara. Termina quindi 3-2 il match tra la Pronovara e il Dufour Varallo. Ecco, stavamo riflettendo e stavi dicendo una cosa che io ho detto, sono d'accordo con te. Nella partita singola, se, infatti l'ha vinto lo scontro diretto, vuole Bellinzago Pronovara, meglio la Pronovara. Secondo me in un campionato ha qualcosina in più il Boulet. Perché la Pronovara rischia qualche volta, vedi ieri, Aumegna ha rischiato, a Ferriolo, col Ferriolo ha perso, quindi sono dei segnali. Cosa ti dà però quella vittoria lì all'ultimo? Eh beh, insomma, ti dà consapevolezza di avere una squadra in mano che non molla mai, perché vincere le partite, e non è forse la prima volta che gli capita, in rimonta anche, vuol dire, ma d'altronde, Sandro, correggimi se sbaglio, quando è in campo un Frascoia, sono quei leader giusti, che nei momenti oltre agli altri. Io ho fatto il nome di Frascoia perché è un ragazzo che ha una leadership importante e in situazioni di difficoltà, riesce sempre a tirare fuori e far tirare fuori qualcosa in più. Secchi tutti e due, vi ha sorpreso la scelta della società prima, l'8 dicembre, 9 dicembre, di esonerare il precedente allenatore, di cambiare guida tecnica, 10 secondi, alle prossime volte convinci te? Non so la dinamica interna, non so cosa è successo. Graziano? Sì, anch'io non so la dinamica interna, dall'esterno mi ha stupito, e poi magari internamente sono successe cose che... Siete diplomatici, va bene, le interviste, va, facciamo le interviste con il nuovo mister. Sì, credo che tu hai fatto l'analisi giusta, no? Quando vinci al 90esimo e sono sempre, quasi sempre, punti guadagnati, è vero, più che altro come si era messa la gara. La gara vai sotto di 2-1, sei con 3-4 occasioni dove salvano sulla linea, dove quasi sembra la partita stregata, e poi riesci comunque, secondo me, meritatamente portare a casa il risultato. Nulla togliere la Dufour Varallo, giustamente, che è venuta qui a fare la loro gara. Si è messa anche in una situazione giusta per loro, perché sono andati in vantaggio e quindi sulle ripartenze hanno giocatori che attaccano lo spazio. Detto questo, secondo me abbiamo fatto una gara interpretata anche in maniera giusta, visto il campo, e siamo stati forse meno belli ma molto più efficaci, cambiando anche in corsa due volte il sistema di gioco, che poi ci ha portato effettivamente a vincere la gara. Purtroppo è il risultato che ci penalizza dal punto di vista della prestazione. Devo fare i complimenti, li ho fatti
tra il primo e il secondo tempo, li ho fatti adesso a fine partita i ragazzi. Giocavamo con la Pro Novara, che è una squadra comunque importante, di valori veramente veri per la categoria. E io devo dire che lavoro da due mesi con questi ragazzi e sto vedendo veramente una grande applicazione di questa prestazione. Per me è la normalità, nel senso che ormai stiamo crescendo, stiamo acquisendo un po' di dinamismi, di quelli di meccanismi che sono proprio importanti e che contraddistinguono comunque il nostro modo di giocare, la nostra filosofia di gioco, la nostra interpretazione del calcio. E siamo andati sotto 1-0 su un errore nostro, ma una bravura sicuramente alla squadra avversaria, quindi la capacità della squadra avversaria. Mi piace vedere la squadra che gioca e che cerca di arrivare alla vittoria. Potevamo chiuderla prima, abbiamo avuto un paio di occasioni importanti, non siamo riusciti a concretizzarle, però sinceramente questo è quello che facciamo in settimana, questo è quello sul quale lavoriamo e sul quale ci prepariamo. Quindi devo fare complimenti alla squadra, ma come ormai da qualche diverse partite che mi complimento con loro. Andiamo ancora a vedere la partita, quella del Feriolo, che ieri, dopo una lunga serie positiva, è stato sconfitto in casa alla Galli. Emanuele Pellegrini. Ultima giornata di andata, il Feriolo sfida in casa il Ceversama. La partita è iniziata con un minuto di silenzio in onore di Gianluca Vialli, che è venuto a mancare di recente, ex bomberone della nazionale. Esordisce il Ceversama con Perazzone, che da dentro l'area prova a bucare lo specchio della porta, ma Boatti intercetta. Ci riprova Perrotti, ma ancora una volta Boatto non si fa cogliere impreparato. Perazzone in avanti, esce Boatto, gli manda via questa palla ostica. Sviolinata di Falciola, parata da manuale di Nerva. Cross di Limido, deviazione di Audi, ma il tiro termina fuori. Siamo alla fine del primo tempo, 33esimo minuto, fallo subito da Audi in aria, ma l'arbitro non fischia rigore. Primo minuto della ripresa, Genesini va a vuoto. Ottavo minuto, Romussi recupera una bella palla, prova il tiro, ma ancora una volta la porta di Boatto rimane inviolata. Al 27esimo minuto, Nadian sigla l'1-0 con una girata di testa, spedisce questo pallone in rete, sigla 1-0 per gli ospiti sotto le urla di gioia della curva. Il Feriolo non ci sta, vuole almeno siglare il pareggio. Paganini su punizione, la palla rimbalza sul palo, ma la partita termina con una vittoria del Ceversama per 1-0. Dunque abbiamo visto le immagini del Feriolo, che è prima ho letto il Verbania, forse la rivelazione dell'eccellenza. Il Feriolo è vero che ha 3-4 giocatori importanti, però un campionato così però non se lo immaginavo. Pier fa, no? Sempre dei buoni campionati con le sue squadre, per cui ci sarà la mano anche del Pier. Assolutamente, però insomma, chapeau, Graziano. Sì, sì, l'ho sentito 3 settimane fa, l'ho chiamato per fargli i complimenti perché sta facendo... Ah, gliel'hai fatti e poi ha perso. No. Ah, prima. No, prima. E sta facendo bene. No, veramente. Interviste e poi subito pubblicità. Che credo che abbiamo preso gol nel nostro forse momento migliore. Loro hanno fatto un miglior primo tempo rispetto al nostro. Poi nel secondo tempo abbiamo preso le misure, stavamo venendo fuori, abbiamo sbagliato, bravo il loro portiere, in doppia occasione con Limido che ha calciato sul portiere, ha parato insomma dal tu per tu, poi la palla da Paganini, abbiamo sbagliato ancora il gol dell'1-0 e poi abbiamo regalato questo corner con un paio di indecisioni così, da dove è nato il loro 1-0, poi abbiamo preso un palo, diciamo che però il secondo tempo è stata una buona prestazione anche di gamba, di testa e quant'altro. Logico che i numeri dicono che quando non gioca Cherchi da noi facciamo comunque fatica, la realtà è questa, perché i numeri lo dicono, le prime 5 giornate è mancato 3, abbiamo fatto 2 punti, oggi è mancato dopo tante domeniche che c'era e anche oggi abbiamo avuto un po' più di difficoltà in fase di costruzione. È stata una partita secondo me anche abbastanza bella, dopo una piccola sosta. Quando si inizia è sempre molto complicato, invece oggi noi abbiamo fatto bene, il Feriolo è una buonissima squadra che merita i punti che ha, no, non a caso arrivava da 2 mesi spettacolari, però oggi noi siamo venuti qua con umiltà e con organizzazione e abbiamo preso questa vittoria che poteva anche finire un pareggio, però no, il Ceversama non ha rubato niente oggi, quindi sono contento dei miei ragazzi. Pubblicità, poi torniamo. Dunque torniamo sempre con la promozione. Graziano, è chiaro che là davanti
due fanno un campionato a sé stante, non ci saranno i playoff perché questa è la verità, sono già 9 punti di vantaggio sulla terza della Pro Novara, addirittura 11 da parte del Bulle Bellinzago e via via più staccate le altre. Anche qui tra la quarta, quinta e la penultima l'equilibrio c'è, tanto c'è di valori, o sbaglio? Sì, no, al di là di quelle due è un campionato equilibrato, insomma. Ad oggi non so dirti chi abbia la certezza di non essere invischiato nei bassi fondi, insomma. È un campionato equilibrato. Dispiace perché poi vedi quelle due scappare in quel modo lì, quindi un po' come l'anno scorso, perde un po' l'interesse al resto. Sì. Poi determinate partite magari si arrivano a giocare senza stimoli da una parte all'altra. 0-0 la liberazione tra Omegna e Fugro Valdengo, vediamo. Termina 0-0 alla liberazione, una bella partita tra Omegna e Fulgor Valdengo, con prima del fischio d'inizio il ricordo di Gianluca Vialli con il minuto di silenzio dopo 5 minuti proteste degli ospiti per un evidente fallo di mano di Merlo su cui la signorina Neri di Alessandria lascia correre sul proseguo dell'azione. Buarella disinnesca la minaccia portata dal numero 6 Giordano. Al decimo tiro di Cabrini, disinnescato senza problemi dal portiere ospite Fasso. Al dodicesimo angolo per la Fulgor Valdengo, testa di Giordano, parata a terra di Borella. Al 33esimo, occasione clamorosa per Giovinazzo che nel cuore dell'area tutto solo di testa indirizza tra le braccia di Borella, vanificando il cross del suo compagno Bocca. Nel secondo tempo parte meglio l'Omegna al sesto sinistro di Progni, su cui il portiere ospite si salva. Sugli sviluppi della stessa azione anche in Gignoli chiama in causa il numero 1 ospite Fasso. Al 18esimo, incursione da parte di Coppo, Borella è attento. Al 24esimo viene allontanato su segnalazione dell'assistente il mister ospite Pellerei. Al 39esimo grande chance per Martescu su assist di Dossena, calcia però incredibilmente a lato. Al 42esimo ci sarebbe il gol dell'Omegna ad opera di Traglio, colpo di testa pochi passi dalla linea, posizione di offside, chissà se la palla però sarebbe entrata comunque. Al 48esimo comincia un finale davvero vibrante con De Ponti che calcia incredibilmente a lato, vanificando una chance clamorosa sul ribaltamento di fronte, grandissima giocata di Dossena, tiro che sembra destinato a finire sotto la traversa, in realtà va a sbattere proprio contro la traversa, rimbalza sulla linea, la partita termina 0-0. Dunque abbiamo visto le immagini dell'Omegna, l'intervista con Adolfo Fuse. Adolfo, le partite dopo una lunga sosta nascondono sempre delle insidie, direi un buon punto, una partita giocata bene da entrambe le squadre. Sì, a dire la verità il Valdengo ha fatto secondo me un primo tempo con un ritmo altissimo, tenendo bene il campo, noi siamo riusciti a esprimerci poco per quello che riguardava la fase offensiva, è stata più una partita di contenimento, mentre invece poi dopo nel secondo tempo credo che siamo cresciuti e alla fine è stata una bella partita aperta, entrambe le squadre potevano portare a casa il risultato. Quanto rammarico c'è per quel finale con l'occasione divorata da De Ponti al 92esimo, prima con quel gol di Traglio, chissà se la palla sarebbe entrata comunque, e poi quell'episodio con un rigore reclamato al 95esimo. Sono episodi importanti, che vuol dire che alla fine della partita eravamo ancora vivi e anzi potevamo portarla a casa. Bisogna anche essere onesti e dire che come ha sbagliato il rigore e il movimento dei punti, hanno colpito loro la traversa nei minuti di recupero e probabilmente vista dalla panchina l'azione di Mirgen era un gol che purtroppo è stato portato via da Traglio, che è andato a ribadire la palla in rete, però sono frazioni di secondo e quindi c'è un 2003, questo e altro si può permettere. Cosa chiedi a questo 2023? Questo 2023 chiedo di consolidare quello che abbiamo fatto nel giro d'andata. Secondo me, visto il giro d'andata, potevamo concretizzare un pochino di più, e quel concretizzare vuol dire che nel giro di ritorno dobbiamo sbagliare un po' di meno. La partita di oggi si è incanalata, diciamo, su quel binario lì, anche se abbiamo delle defezioni, avevamo giocatori
che hanno giocato in un ruolo diverso rispetto a quello che abbiamo fatto nella gara d'andata, però si sono messi tutti a disposizione e hanno fatto secondo me una grossa partita, perché in fase difensiva, al di là della traversa, nei minuti di recupero, secondo me abbiamo fatto una buona partita. Omegna dunque che pareggia 0-0, pareggio anche per la Juve Domo, che però nelle ultime 6-7 giornate continua a fare punti, Graziano Alessandro, no? Non vuoi rispondere solo io, Domo? Va bene, dai, Alessandro. No, aspettavo Sandro. No, bene che piano piano anche loro coi giovani, e alla fine poi coi giovani i risultati arrivano, coi vecchi giusti, e dopo un po' di difficoltà cominciano a far punti, il giorno di ritorno sarà sempre meglio. Allora vuoi rispondere solo io? Sì, no, assolutamente, sì, diciamo che stanno facendo un campionato dignitoso, insomma, ha fatto giocare qualche 2006, qualche 2005, insomma, ragazzi del vivaio. Sei ancora tifoso della Juve Domo? Ma sono sempre tifoso della Juve Domo, ma sono di Domo, quindi sono cresciuto con la Juve Domo, è normale che sono tifoso, mi sono lasciato anche in buoni rapporti, quindi non ho veramente niente da recriminare, insomma, con loro. Spero che facciano bene. Noi l'anno scorso abbiamo girato a 16 punti, loro sono a 17, secondo me ci vuole un girone di ritorno con qualche punto in più per togliersi veramente da problematiche. Insomma. Ecco. Lo 0-0 anche della Juve Domo con lo Sparta. Termina 0-0 allo stadio Curotti tra Juve Domo e Sparta Novara. Le due squadre chiudono il girone d'andata partendosi la posta un punto a testa. Si comincia con un minuto di silenzio come su tutti i campi per la scomparsa del grande Gianluca Vialli. Si comincia al quinto minuto con gli ospiti, Garda scende, mette in mezzo, ma nessuno arriva alla deviazione decisiva. Alla mezz'ora arriva la prima emozione di un match per lo più noioso. Cross di Garbagni, Cabrini di testa, palla a lato. Al 35esimo Cabrini si impossessa del pallone, calcia da fuori, palla a lato. Occasionissima per gli ospiti al 37esimo, Eliseo da dentro l'area calcia, Bleve superlativo, Bosco lo raccoglie, ma Bleve è ancora superlativo e devia in calcio d'angolo. Successivo calcio d'angolo, colpo di testa di Sodero di un soffio fuori. Al 39esimo su angolo per il Granata, Soncino non impatta bene e manca il gol. In chiusura di primo tempo c'è un episodio dubbio, calcio di punizione di Cabrini, deviazione, Zani di petto appoggia in rete, gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco, proteste dei padroni di casa. L'inizio di ripresa si riapre dopo un minuto, girata di Ferrera e parata a terra di Rizzetto. Al quarto minuto, giocata di Zani in area, fa per calciare ma viene anticipata all'ultimo. Al 24esimo, occasionissima per gli ospiti, colpo di testa di Bondenari, ma Bleve para. Al 30esimo, la più ghiotta occasione del match, Cabrini scende, lanciato in area, calcia, ma palla che sbatte sul palo. L'ultima emozione al 94esimo, un tiro cross di Ossi che sbatte sulla traversa e termina in campo. Finisce così 0-0. Che questa dunque una partita senza gol, le impressioni degli allenatori. È chiaro che se non segni non puoi pretendere di portare a casa i tre punti. Lato positivo che non abbiamo preso gol e abbiamo rischiato, secondo me, relativamente poco. Speravo di portare a casa i tre punti perché le occasioni, secondo me, un paio di occasioni le abbiamo avute, un palo alla traversa, un gol annullato, secondo me meritavamo qualcosina in più, però ripeto, se non fai gol va bene il punto. E oggi è l'ultima giornata del girone d'andata, volevo chiederti il tuo bilancio, se è positivo, se vedi il bicchiere mezzo pieno, se c'è ancora da migliorare qualcosa, come sempre. Che ci sia da migliorare è normale, sempre, nessuna squadra è perfetta. Io sono sempre ottimista, secondo me 17 punti con quello che ci è accaduto tra infortuni, parecchi infortuni e cose anche un po' così, diciamo che sono soddisfatto, speravo di chiudere a 19 vincendo oggi, però va bene. Abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo avuto un inizio veramente importante, la squadra corta, ha pressato, ha giocato, abbiamo avuto qualche occasione nei primi 25 minuti che con un po' più di decisione potevamo andare in vantaggio. E poi la partita si è incanalata, che la Juve Domo è cresciuta, però noi abbiamo fatto una partita molto solida.
e devo dire che era l'aspetto più importante, è l'aspetto più importante della giornata, perché noi dobbiamo cercare di crescere la squadra giovane con mille problemi, è un momento dove abbiamo fuori tanti giocatori, però oggi la squadra ha dato una risposta veramente importante. Dobbiamo continuare a lavorare, cercare di solidificare la squadra, però sono contento oggi, un punto prezioso e ci fa ben sperare. Sorridevi un po' sull'intervista, cosa c'hai da sorridere? No, niente, pensavo agli infortuni, insomma. Pensavo agli infortuni e pensavo che l'anno scorso mi sono arrivate addosso vagonate di cacca, secondo me, scusa il termine, abbastanza così, in modo... Gratuito, stai dicendo. In modo gratuito, sì, perché l'anno scorso è stata una stagione veramente molto, molto, molto complicata e comunque il risultato poi alla fine è arrivato e... Però insomma il lavoro è stato poco apprezzato, ecco, diciamo così. Alla fine l'ho fatto sbucciare. No, va bene. Mi ha fatto l'assist mister Nino parlando di infortuni. Dico, l'anno scorso io ho fatto due mesi con un mese e mezzo con 11 giocatori indisponibili. Quindi. E come Allegri. Allora, vediamo Piedi Molera. Lo scontro salvezza tra Piedi Molera e Bianzè se lo aggiudicano i vercellesi con il risultato finale di 1-0. La cronaca. Nei primi minuti si mette subito in luce il nuovo arrivato in maglia giallo-blu, Vadalà. Dopo un solo giro di orologio, il suo tiro su invito di Viscomi termina lato, mentre al settimo va via tra due difensori, ma il suo cross attraversa tutta l'area senza trovare una deviazione. Al quindicesimo, galoppata sulla destra di Della Vedova. Palla al centro per Ceschi, che ha appostato sotto porta per il tap-in. Perucca, con le punte delle dita, ci arriva. L'unico squillo vercellese si registra al 28esimo, con un tiro dalla lunga distanza di Perinetti che va alto. Nei minuti successivi gli ossolani creano diverse occasioni da gol. Al 28esimo Viscomi dalla sinistra trova Ceschi sul secondo palo. La sua sponda di testa viene raccolta da Vadalà, che dal limite calcia a botta sicura, palla di poco a lato. Al 33esimo ancora Viscomi dalla sinistra va dalla parte opposta per Ceschi. La difesa ospite respinge. Per la ribattuta arriva Della Vedova. La sua conclusione è precisa ma sfiora l'incrocio. Al 35esimo la rimessa laterale di Viscomi viene raccolta da Vadalà. Tocco per l'inserimento di Rossi, il cui diagonale si spegne di un soffio sul fondo. Al rientro dagli spogliatoi al sesto Vadalà spizza per Della Vedova. Da posizione defilata colpisce l'esterno rete. Doccia fredda per il Piedi Molera al nono, con il Bianzè che si porta in vantaggio. Cross dalla destra dalla distanza di Perinetti, uscita vuota di Angelucci, Tornari a porta vuota in sacca. Occasionissima per i gialloblu al 14esimo. Palla lunga di Viscomi, velo di Delia per Ceschi, che si trova tutto solo davanti a Perucca e calcia clamorosamente a lato. I ragazzi di Mister Moz vanno ancora vicinissimi al gol al 19esimo. Ceschi dalla sinistra serve un cioccolatino al centro. Rovesciata di Vadalà, grande intervento di Perucca e Rossi manca la ribattuta. I padroni di casa al 26esimo rimangono in 10 a causa dell'espulsione per doppia ammonizione ai danni di Della Vedova. Al 34esimo Moretti dalla destra vede Viscomi che tutto solo di testa va centrale. Il Bianzè in superiorità numerica al 37esimo colpisce una gran traversa grazie alla punizione dal vertice sinistro dell'area di Federico. Al 40esimo anche Moz, allenatore del Piedi Molera, è costretto ad abbandonare il terreno di gioco. Al 45esimo azione personale di Perinetti, il migliore dei suoi, che dalla sinistra rientra e calcia. Angelucci si distende. Termina così 1-0 per il Bianzè. E prima dei saluti chiudiamo con le interviste di Piedi Molera Bianzè. Quest'oggi uno scontro salvezza che se l'è aggiudicato il Bianzè, valevole tra l'altro per l'ultima giornata del girone di andata, una partita che sembrava veste in mano, poi per una disattenzione avete preso l'1-0 e avete anche terminato in 10. Sì, è una costante quest'anno quella di commettere degli errori un po' banali, oggi purtroppo è successo ancora, peccato perché i ragazzi avevano fatto sicuramente già un primo tempo di grande qualità, oltre che di grande agonismo. Siamo entrati nella ripresa
comunque sempre con un atteggiamento propositivo e positivo. Purtroppo questa disattenzione ci ha fatto andare sotto, poi è stato espulso anche della Vedova e non siamo più purtroppo riusciti a pareggiare una gara che però anche in 10 insomma avremmo forse potuto, anzi sicuramente meritato di pareggiare. Abbiamo visto diversi volti nuovi quest'oggi in campo, tra cui Vadalà, Cugliandro, Delia, quindi nel mercato la società si è mossa. Sono ragazzi che credono nel progetto, che credono nella società e oggi si è visto, abbiamo bisogno di gente così, noi, di gente che lotti tutte le domeniche per ottenere questo obiettivo che io sono convinto con questo atteggiamento noi riusciremo ad ottenere. Mister, quest'oggi 3 punti per voi fondamentali con cui chiudete il girone di andata, una partita anche volendo di sofferenza, ma sicuramente con un 1-0 siete andati a guadagnare meritatamente la vittoria. Diciamo molta sofferenza anche perché mancava dei titolari per infortuni, ne abbiamo persi 3 tutta la partita, però logico primo tempo siamo stati molto in sofferenza, secondo tempo un po' meglio, abbiamo raccolto quello che magari non meritavamo di raccogliere altre partite, oggi forse se succedeva un pareggio era più corretto, però va bene, un po' di fortuna anche noi ci va, perché non sempre sfortuna, 3 partite che ci hanno recuperato gli ultimi 5 minuti, adesso un po' di fortuna l'abbiamo presa, dai. Parole diverse di Mozza rispetto a un mese fa, la sensazione che ci crede, quindi ecco magari anche spiegata perché la società lo ha assolutamente blindato sulla panchina, Graziano, poi Alessandro, poi chiudiamo. Sì, beh, sicuramente, insomma c'è tutto un girone di ritorno da affrontare, quindi la situazione sì è difficile, ma non è drammatica, insomma, quindi va bene così, no? Ale? Penso che, come dicevo prima, gli allenatori sono da, soprattutto con una squadra di giovani, sono da valutare alla fine, no? Bisogna lasciarli lavorare e poi i giovani sicuramente il ritorno vengono fuori, per cui lasciamo lavorare gli allenatori e facciamo i conti alla fine. Ultimo minuto, cosa ti aspetti dal tuo 2023? Ma noi dal campionato andiamo avanti con il nostro obiettivo, che è quello che dicevo prima. Bisogna avere sacrificio, umiltà e voglia di combattere, e finora il calciatore del Verbania e la società l'ha avuto e sono convinto che l'atteggiamento giusto ce l'abbiamo, poi dopo miglior fortuna possibile. Graziano, cosa ti aspetti dal 2023, una panchina? Ma no, non necessariamente, a me piace anche andare in giro a vedere partite, a vedere calcio, c'è mio figlio che gioca, vado a vedere mio figlio. Sono tranquillo, poi se dovesse capitare qualcosa di interessante sicuramente. Io ringrazio Graziano. Grazie a te. Grazie ad Alessandro. Grazie a Daniele, tutti a casa. Ovviamente Dilettanti per Dire torna come tutti i lunedì prossimo alle ore 21. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i nostri programmi.